Buonasera, benvenuti a questo ulteriore incontro della 42ª edizione di Incontro con l'autore. Con il patrocinio e sostegno dell'amministrazione comunale della Regione Marche. L'evento è organizzato ormai da tanto tempo, da 42 anni, dalla la libreria Libre dei Venti, una volta si chiamava la Bibliofila, e dall'Associazione Culturale Luoghi della Scrittura. Prima di dilungarmi volevo immediatamente salutare un personaggio veramente di grande spicco, di grande utilità anche per quello che scrive, Daniele Paci. E avrà una spalla alla sua destra che è Sabrina Galli, poetessa, che fra breve, fra altre cose, uscirà un altro suo poema. Sabrina Galli, grazie, benvenuta. Un saluto a tutti voi, un ringraziamento per essere qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che è domani sera alla Palazzina Azzurra con Fabiano Massimi, cambiamo argomento, e il primo settembre l'ex direttore di Domani, Stefano Feltri, giornalista, e domenica andiamo al Circolo Tennis, parliamo di sport, con un giornalista di Sky, Paola Sogna, grande, colui che segue la Roma e il Lazio, quindi romani, da tanto tempo. Quindi, come vedete, le tematiche sono molto distanziate l'una con l'altra. E poi dal 7 al 10 luglio avremo il primo festival della Resacca a livello nazionale, il primo festival del Memoir, che da noi si chiama, l'abbiamo nominato, la Resacca dei Ricordi. Direttore artistico Andrea Vianello. Sono 11 personaggi che verranno in questi 3 giorni, con 3 eventi giornalieri. Il primo evento si svolge in uno stabilimento balneare alle 11.30 e l'associazione offrirà l'aperitivo. Alle 18 invece si va all'arena e l'associazione anche qui offrirà l'aperitivo, e alle 21.30 si va alla Palazzina Azzurra, dove non c'è l'aperitivo ma semmai ci sarà un digestivo. Beh, dopo l'aperitivo la digestivo ci vorrà, se ce lo fanno fare, perché la palestina è complicata la questione. E sono personaggi importanti che variano in tanti temi, si va dalla politica, alla letteratura, al rapporto tra popoli, tutta gente che ha scritto libri sul Memoir. Ripeto, l'abbiamo presentata al Salone del Libro di Torino ed è il primo festival del Memoir che si svolge in Italia. Io faccio il libraio e negli ultimi 2 anni il 25% dei libri che stanno uscendo sono dedicati a quello che si chiama appunto Memoir. Tanti che parlano di ricordi e diciamo un settore nuovo che sta venendo fuori. Io ho parlato troppo, perché normalmente parlo poco. Volevo ringraziare ancora una volta Daniele Paci e do il microfono, a chi la do? A Sabrina Galli, che avrà il compito di dialogare con Daniele Paci. Ce l'hai il microfono? Funziona? Allora, quando uno comincia ad avere 80 anni, qualcosa se la scorda. Il foglio di carta ce l'ho qui, ma no, non l'avevo letto. Allora, Daniele Paci presenta il libro La Spesa Felice, stasera. E dove siamo? Siamo qua. Bom, 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 bom. Ecco, è un marchigiano di Fermo. Laureato in agraria, collabora con diverse realtà territoriali. Consulente RAI dal 2016 al 2019,
Ha partecipato a numerose trasmissioni come Tempo e Denaro, Buona Sapersi, La Prova del Cuoco e Tutto Chiaro. Per far fronte alla crisi dell'azienda agricola marchigiana a causa del terremoto del 2016 ha creato il progetto Mangia Marchigiano, che ha aiutato i consumatori ad acquistare direttamente l'azienda agricola locale del territorio danneggiato dal sisma. L'idea progettuale è poi stata arricchita ed estesa a tutto il territorio nazionale per aiutare produttori e consumatori durante il lockdown seguito alla pandemia da Covid-19. Il nome del nuovo progetto tuttora attivo è Mangia Locale. Ok? Mi sono fermato. Stavolta mi posso sedere. Vai Sabrina. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di esserci. Grazie al nostro ospite, Daniele Paci. Allora, Daniele oggi ci presenta il suo libro, La Spesa Felice, come scegliere i prodotti migliori da mettere nel carrello e difendersi dalle insidie delle etichette. Io ho trovato il libro di Daniele molto interessante, utile, è un libro ricco di spunti, pratico, veloce, che ci permette di scoprire la verità sul cibo che mettiamo sulla tavola e credo che sia importante avere la consapevolezza di ciò che mangiamo. Infatti fare la spesa non è semplice, abbiamo a disposizione una scelta vasta e diversificata di alimenti e le trappole delle etichette si nascondono dietro confezioni. Ti senti male? No, c'è il bicchiere, aspetta. Rovesciamo l'acqua. Va bene. E quindi dicevo che le insidie si nascondono dietro ai confezioni invitanti, ai prezzi modici, anche le etichette a volte non sono chiare come dovrebbero essere. Diciamo che il libro è un manuale diviso in 5 grandi categorie, per entrare più nello specifico. La prima categoria sono i prodotti alla base di un'alimentazione italiana, tipicamente italiana, prodotti che Daniele chiama i fondamentali. Si tratta di caffè, uova, farina, pane, pasta, legumi, cereali e anche il miele. Nella seconda categoria frutta e verdura, nella terza le conserve, nella quarta oli e grassi e poi ci sono i salumi e i latticini. Allora, è un manuale che sicuramente ci insegna anche a difenderci da cose che magari conosciamo fino a un certo punto. Ad esempio ci fa riconoscere gli additivi, quelli meno buoni. Ci fa anche risparmiare senza sacrificare però la qualità. E io, guarda, prima di introdurci nel libro, ti vorrei chiedere se ci parli brevemente di questo progetto molto importante che prima ha accennato Mimmo. Ok? Sì. Ah, con molto piacere, grazie. Allora, il progetto Mangia Locale è un tentativo di avvicinare le aziende agricole e i consumatori per poter acquistare direttamente dal vero produttore. E è naturale che fare la spesa in un'azienda agricola non può funzionare, ci si può andare una volta, ma poi non possiamo andare continuamente presso le aziende agricole, diventa troppo complicato. Quindi abbiamo creato una rete, attualmente sono 350 aziende agricole per tutto il territorio nazionale che si sono messi a disposizione di consegnare i loro prodotti o di spedirli. Chiaramente la differenza è abissale. Consegnare vuol dire che l'azienda agricola viene direttamente a casa vostra e voi lì conoscete il produttore, potete stringere la mano al produttore che vi consegna a casa quello che fa. La spedizione avviene nel momento in cui vi trovate a una distanza tale per cui il produttore non può venire da voi. Se decidete di acquistare un pistacchio da Bronte, è chiaro che ve lo deve spedire. Con questo sistema, il progetto Mangia Locale è diventata una grande vetrina online. All'interno di questa vetrina ci sono 350 negozi perché, attenzione, Mangia Locale non vende niente. Vendono le aziende agricole. Voi non acquistate. È l'unico sito, ve lo garantisco, in Italia dove quando comprate una cosa online non la comprate da quel sito ma la comprate direttamente dall'azienda agricola che ha aperto il negozio in quel sito. Perché se voi forse avete già sentito nomi come Italy, per dire. Italy è un sito dove si può acquistare un prodotto e naturalmente questi prodotti, anche questi vengono da aziende agricole, ma Italy compra dalle aziende agricole e rivende a voi. E quindi di fatto è come un supermercato. E fa la balza e compra alle aziende agricole all'ingrosso. Invece se voi acquistate direttamente nell'azienda agricola da Mangia Locale, tutto il tornaconto va all'agricoltore. Quindi il prezzo di vendita è il prezzo che loro fanno
a voi. Dove? Sui prodotti non trasformati, quindi parliamo di frutta e verdura, nel momento in cui il produttore è abbastanza vicino per potervela portare, voi risparmiereste tantissimo. Quando parliamo della trasformazione del prodotto, purtroppo costa sempre qualcosina di più rispetto a un prodotto industriale, perché il trasformato artigianale dentro un'azienda agricola ha costi di lavorazione più alti, quindi un salume industriale costerà sempre meno di un salume fatto da un'azienda agricola. Detto questo, volete assaggiare un olio della Nocellara del Belice o del Belice siciliano? Io ve lo consiglio, perché come la nostra Ascolana Tenera vi lascia un profumo di pomodoro fenomenale. Prendete una pasta di un olio di Nocellara, sembra di mangiare una pasta al pomodoro, è una roba. Quindi queste esperienze le potete fare andando su un sito che vi permette di acquistare direttamente dalle aziende agricole. Spero che questo sforzo cresca nel modo adeguato. E qual è? Quello di arrivare non alle 350 aziende di oggi, ma alle decine di migliaia di aziende agricole. Perché? Perché con 350 aziende sembrano tante, ma in realtà intorno a voi ne troverete poche. Quando ne saranno decine di migliaia, allora diventerà veramente il mangia locale, perché saranno tante quelle intorno a voi che potranno consegnarvi il prodotto. Ci arriveremo, ci vorrà un po' di tempo, però ci arriveremo. Grazie Daniele, grazie. Tu sei agronomo, ma io leggendo il tuo libro ho scoperto che questa tua scelta è stata dettata da un incontro molto particolare. Se lo vuoi raccontare? Faccio il liceo scientifico, esco fuori e naturalmente non so quello che farò da grande. E quindi cerchiamo un'università che ti garantisca un lavoro? Boh, sembra la scelta migliore. In realtà un ragazzo che esce dal liceo non sa proprio dove deve andare. Allora esistono dei corsi di orientamento e sono andato a Camerino, a questo corso di orientamento dove ti presentavano tutte le università, non solo le loro, per far capire che cosa avremmo imparato studiando a quelle università. Con un occhio rivolto verso il lavoro del futuro, e c'era un relatore veramente straordinario, che per me era un eroe, che ci parlava di come ingegneria fosse al primo posto per trovare il lavoro dopo aver fatto l'università. Secondo posto economia e commercio con agraria. Questa agraria per me era una grande novità, mio padre lavorava in banca, mia madre era un artista, e io di terra ne avevo un po' sul vasetto del balcone, ma finiva lì. E la persona che ci parlava era Piero Angela. Piero Angela per me, che voglio dire, adesso manca a tutti, immagino anche a voi, per me era veramente un eroe. Quando non c'era internet, non c'era niente, per dei ragazzi curiosi, perché sono curiosissimo come me, era una porta aperta verso la scienza, verso la conoscenza. E lo è stato per tutta la vita. Quando esce fuori da questo convegno, lo trovo nel corridoio, lo fermo, naturalmente sono molto timido, lo vedete bene, lo fermo e gli chiedo, ma veramente agraria è così interessante? Mi ha detto, guarda, devi capire una cosa, che è vero che sono al secondo posto come opportunità di trovare lavoro sia economia e commercio che agraria, però se fai economia e commercio farai un lavoro, se invece ti laureerai in scienze agrarie ne farai 10 lavori contemporaneamente. Scelto, subito. È stato grazie a lui. Io ho apprezzato tanto il tuo libro anche per il motivo che tu a ogni elemento, alimento, e sono veramente tanti questi alimenti, tu scrivi la tua scelta precisa e poi fai una scheda dettagliata che è utile a noi tutti. Ecco. Ma il motivo principale che ti ha spinto a scrivere questo libro? Forse qualcuno di voi mi segue anche nei canali social, spero. Alzate la mano? Tantissimi, bravi, benissimo. Voi sapete che i miei video sono molto brevi, 60 secondi, si chiamano Reel, li hanno studiati così, e mettere dentro 60 secondi un concetto che possa funzionare, vi garantisco che non è proprio banale. Bisogna trovare un problema, bisogna avere la soluzione, ma bisogna anche spiegare perché quella è la soluzione. Le persone che mi seguono sono arrivate a un livello di consapevolezza tale per cui se io non spiego la soluzione perché è quella, mi scrivono sotto, oh, ma perché non ce lo spieghi? Cioè vogliono sapere, perché vogliono andare a fondo su quello che è il tema del cibo, ne vogliono sapere di più.
Però si lamentavano anche del fatto che purtroppo nei social i video scorrono. Quindi una cosa che ti è arrivata, poi potresti averla dimenticata, ritrovarla non è facile. E mi scrivevano: come faccio io per avere tutto a disposizione? E dico: vabbè, allora scrivo un libro e ve le metto tutte insieme. E allora lì ho colto l'occasione anche per fare una cosa in più. Per ogni alimento, ne sono una cinquantina, che per ogni cosa che andiamo a comprare non ne potevo chiaramente mettere tutte, anzi avevo tre schede che non mi hanno messo dentro perché era troppo grande oramai il libro, e non sapevo neanche che ci fosse una capienza massima per i libri, vedevo l'enciclopedia, mi hanno lasciato fuori delle schede. Quelle cose che non ho potuto approfondire nei miei video, perché in 60 secondi qualcosa devi lasciare fuori e non è poco, l'ho messo nelle schede di quel prodotto dentro al libro. Quindi il libro sempre è scritto in modo che possa arrivare facilmente, perché non siamo scienziati, siamo persone normali, quindi le cose devono essere spiegate in modo normale. Non mi piacciono i paroloni, li ho studiati e li ho dimenticati. Dentro le schede troviamo però una spiegazione un po' più approfondita che ci faccia capire a fondo la scelta che io ho fatto, che non deve essere la vostra scelta, è la scelta che faccio io. Io reputo che quella è la scelta giusta per me, però naturalmente poi con la consapevolezza, una volta saputo qual è il prodotto, come è fatto e per quale motivo ho fatto la mia scelta, voi potreste fare una scelta diversa. Quello sarebbe veramente l'apice dove voglio arrivare, cioè dare a voi un metodo che è il mio metodo, sperando che vi possa piacere, per poter fare in modo che in futuro farete le vostre scelte, addirittura magari criticare le mie, e allora lì si apre un bel dibattito. Allora, la cosa curiosa è che io bevo il caffè, come siamo italiani, il caffè lo amiamo tutti. Amo la miscela arabica, leggo il tuo libro e dico: perbacco, è la scelta di Daniele, ma perché questa preferenza? A me, io la prendo perché mi piace come sapore, ma tutto qua. A me piace l'arabica, ma piace molto anche la robusta. Mi piace la robusta la mattina, quando mi sveglio, bella botta, molto più ricca di caffeina, più del doppio dell'arabica. L'arabica la preferisco il pomeriggio, più aromatica. Però se devo scegliere una miscela da portarmi a casa, io scelgo l'arabica e sono quasi sicuro di non prendere nessuna fregatura. Perché? Perché il caffè si divide in tre grandi gruppi: arabica, robusta, fregatura. Il terzo gruppo è composto da tutti quei caffè, tutti quei chicchi rovinati, ammuffiti, vecchi. Dovete sapere che si possono comprare chicchi di caffè anche di 5 anni indietro, che non hanno più niente da offrirvi. Quando voi prendete un chicco di 5 anni che non ha più niente e che magari ha sviluppato delle muffe, che è rotto, che è stato mangiato da insetti, quel caffè viene macinato e tostato di brutto. Tostato di brutto perché in quel modo la tostatura ad alta temperatura a lungo ti porta ad azzerare tutti gli aromi che ha e ti rimane solamente l'aroma di amaro e forte, amaro forte, molto tostato. Ora, l'arabica, siccome è una miscela che deve rimanere molto aromatica, viene tostata molto poco. La robusta, siccome a differenza dell'arabica è meno aromatico e deve avere più sensazioni tipo cioccolato e tabacco, viene tostata di più. Ecco che il prodotto, quello pessimo, il terzo, assomiglia, perché è più scuro, più tostato, alla robusta. È molto più facile quindi, comprando una robusta, di beccarsi la fregatura piuttosto che l'arabica, perché l'arabica rimane più marrone, non è nera, è marrone, e quindi la mia scelta per casa è semplicemente dettata dal fatto che cerco di evitare la fregatura, ma questo non vuol dire che non amo la robusta, è semplicemente un modo cautelativo di evitare di prendersi quello cattivo. C'è da dire, adesso non vorrei offendere nessuno, che in Italia beviamo dei pessimi caffè. Forse l'Italia è il posto dove si beve il caffè peggiore in assoluto, e a Napoli, che sono famosissimi per il caffè, il peggiore. Stratostato, amarissimo. Quando bevete un caffè, se quello che sentite è solo amaro, quello non è un buon caffè. È un pessimo caffè. E se lo pagate poco è perché la materia prima è una pessima materia prima. A me dispiace dirlo perché noi siamo amanti del caffè, no? Però ci trattano in questo modo. Quando voi consumate un prodotto di massa, la pasta, il caffè, cioè tutto quello di cui ne mangiamo grandi quantità,
Cioè, noi non mangiamo la migliore pasta. Noi mangiamo una pasta stracotta prima ancora che arrivi a casa nostra. Una, non dico marchi commerciali, però ci sono due grandi gruppi di pasta. C'è la pasta industriale e c'è la pasta fatta e trafilata in bronzo, asciugata a bassa temperatura, lentamente. La grande differenza sta nella temperatura e asciugatura. I 50 gradi è il limite, perché a 50 gradi comincia a cuocere l'amido, a 70 gradi comincia a cuocere la proteina. Quindi quando io prendo una pasta industriale, dico un nome, ma una Barilla, ok? Cotta a 90 gradi, 85, 90, 105 gradi, quella è una pasta che è già stata cotta. E non ce lo dicono. Se prendete il riso, c'è scritto parboiled, perché è obbligatorio per legge dire se è già cotto prima che ve lo mandino a casa. Lo dovete sapere. Per la pasta no, perché su questi prodotti di grande diffusione, pane, pasta, mozzarella, c'è una protezione normativa dietro. Per cui capire bene il significato delle etichette che andiamo a leggere parte prima da una conoscenza del prodotto. Se io leggo un'etichetta, non sempre è sufficiente. Se non conosco prima il prodotto come è fatto, e allora l'etichetta mi dice tutto. Ecco perché ho scritto questo libro. Prima vi spiego com'è fatto il prodotto, poi vi spiego perché dovete guardare quelle cose nell'etichetta. Hai appena nominato le mozzarelle, e tu ne parli nel tuo libro, ma infatti io mangio una mozzarella, non dico la marca, però diciamo che è saporita e mi piace. Ho provato a prendere le mozzarelle che non sanno di niente, sembra di mangiare il nulla. Da cosa dipende? Allora, se voi leggete un'etichetta dove c'è scritto latte, caglio, sale e fermenti e basta, è una buona mozzarella. Se il latte poi è 100% italiano, è un'ottima mozzarella. Non per campanilismo, poi vi spiego il perché. Ma se leggete acido citrico, lasciatela stare, perché quella non sa di niente. Acido citrico, se io vi do questa informazione, probabilmente domani ve la dimenticate. Però adesso se vi spiego il perché, secondo me non ve la dimenticate più e ve lo spiego. Attenzione, io faccio video di 60 secondi e sono simpatico. Adesso sto superando i 60 secondi, quindi abbozzate per favore, perché è dura. Va bene. La mozzarella ha un processo di produzione che parte dall'acidificazione del latte a carico di batteri lattici. L'acidificazione è fondamentale, altrimenti la caseina con il caglio non reagisce e non precipita. Non riesco a fare la cagliata e poi il formaggio. Quindi devo acidificare il latte. Ci vogliono ore. L'industria le ore non le vuole utilizzare, perché il tempo nel processo industriale corrisponde a costi. Di conseguenza tolgono i batteri lattici e mettono l'acido citrico. Il latte si acidifica istantaneamente. Posso andare subito a fare la cagliata. Questi si chiamano mozzarelle fast, veloci. Il problema qual è? L'acido citrico? No, l'acido citrico non dà nessun problema. È addirittura considerato un integratore per la salute, lo trovi nelle arance, nei limoni. Il problema è che i profumi della mozzarella nascono dalla fermentazione dei batteri lattici. Se io tolgo i batteri lattici e non li faccio più lavorare e metto l'acido citrico, ho tolto esattamente i lavoratori che da soli mi davano tutti i profumi della mozzarella. Ergo, la mozzarella non sa più di niente. Quindi se leggo l'acido citrico, io so che quella mozzarella non avrà nessun profumo, nessun sapore. Vi sarà capitato anche voi di comprare una mozzarella, poi quando la mangiate non sa di niente. È bello saperlo prima di comprarlo, è molto più brutto accorgersene quando sta nel piatto. Leggi acido citrico e lasciatela lì. E su quella cosa del latte italiano posso dire che non è campanilismo? E vi spiego, c'è una normativa che cambia nel tempo. Perché vi dico la normativa non ci aiuta? Un tempo se una mozzarella c'era scritta fatta con latte, era fatta con latte. Se c'era scritto che era fatta con la cagliata, invece del latte usavano la cagliata. Che differenza c'è? Quando io prendo del latte da fuori Italia, ma voi pensate veramente che questi ci portino giù il latte? Il latte è fatto essenzialmente di acqua. Trasportare l'acqua vuol dire grandi volumi, grandi costi. La proteina è il 7%. Io faccio precipitare la proteina in Estonia e poi vi mando giù la proteina, che sarebbe la cagliata. Ok? Congelata, la mando giù. È il 7% del peso, quindi mi costa il 7%. Cioè risparmio il 93% dei trasporti. Infatti da fuori non arriva il latte, arrivano le proteine cagliate. Poi le buttiamo in acqua calda, le stiriamo e facciamo la mozzarella.
Ma vi rendete conto che non è la stessa cosa? È quella mozzarella che non ha niente succo, non ha latte dentro, che rimane più soda, quella che viene usata per fare le pizze, per intenderci, che la preferiscono perché non butta acqua e quindi non rovina la pizza, ma bisogna sapere anche fare la pizza, immagino, no? Detto questo, quando arrivo alla cagliata, io la uso per fare la mozzarella, sull'etichetta c'era scritto fatta con la cagliata. Oggi questa dicitura è sparita perché dal 2016 hanno detto, questo ce l'ha imposto a noi Italia, ce l'ha imposta l'Unione Europea, detto, siccome la cagliata è fatta con il latte, io posso scrivere che è fatta con il latte. Quindi io leggo sull'etichetta latte, sale, caglio e fermenti. Ma non è fatta così, è fatta con la cagliata. Come faccio a capire, quindi, se la mozzarella è fatta con la cagliata o no? Semplice, se è fatta con latte italiano, è fatta con il latte. Se è fatta con latte non italiano, è fatta con la cagliata. Finito. Quindi io non è che scelgo fatta con il latte italiano perché sono un... per campanilismo. Perché fatta con il latte fresco, la mozzarella è estremamente più buona. Ed è così che riesco a riconoscerla, perché mi hanno tolto la dicitura dall'etichetta. Capite adesso quanto è importante conoscere la dietrologia dei prodotti alimentari? È tanta roba, Mimmo, che ne pensi? È tantissima, veramente. Senti, rimaniamo sempre in tema di latte. C'è una corrente di pensiero che dice che da adulti il latte non andrebbe bevuto, ma cosa ne pensi in proposito? Potrebbe anche essere vero. Io non sono convinto che sia così. Secondo me noi smettiamo di bere il latte non perché non vogliamo più berlo, ma perché la mamma non ce lo produce più, perché povere mamme, se continuassero a produrre latte non ne uscirebbero vive, poverine. C'è tanto pensiero su cosa è giusto mangiare o non mangiare, però io non credo che esistano tanti animali al di fuori della razza umana che mangia cibo cotto, o sbaglio? Eppure noi siamo longevi da quando abbiamo l'acqua potabile a casa, frigoriferi, e cuociamo. Il 95% dei rischi alimentari li abbiamo risolti. Ma cuocere il cibo è non naturale, però lo facciamo e così abbiamo risolto i nostri problemi. Ma vedete, il concetto di naturale in agricoltura, in allevamento, non è che sia tanto diffuso. Per uno che è un agronomo come me è facile capire che non stiamo parlando di una vera natura naturale. Voi siete convinti che un uccello che non vola e che fa un uovo tutti i giorni sia molto naturale? Cioè, noi mangiamo l'uovo come uno degli alimenti più assolutamente più interessanti che c'è, perché l'uovo è completo. Ma che un animale faccia un uovo al giorno non è naturale. L'uovo serve per riprodursi. La gallina, tra l'altro, ha perso la capacità di volare via perché c'era scomodo che volasse via. È molto difficile raccogliere le uova da un animale che vola via. Di conseguenza, l'animale più naturale che ci viene in mente, che passeggia sull'aia delle aziende agricole, è forse l'animale più artefatto che esiste. Quindi questa riflessione sul latte è una riflessione estremamente superficiale. La vera riflessione è un'altra: come dobbiamo alimentarci nel modo giusto. Però questo non è il mio campo, io sono un agronomo, non sono né un medico né un nutrizionista, e grazie a Dio non devo rispondere a queste domande. Senti, hai nominato le uova, tra l'altro possiamo scoprire dal colore del guscio, vero? Dai colori delle uova si può scoprire delle cose, ho letto sul tuo libro. Beh, il capitolo delle uova è piuttosto lungo, eh? Mi sa che ci sei arrivata, hai fatto un po' fatica. Nelle uova si parla tanto anche dei colori, il colore del tuorlo, il colore del guscio. Allora, il colore del tuorlo può essere indicativo della qualità dell'uovo. Il colore del guscio no, perché è una cosa legata alla genetica dell'animale. Il colore quindi del guscio dell'uovo dipende dalla varietà, più che varietà, la razza dell'animale, che va dall'azzurro al bianco, al mattone, e che l'uovo bianco abbia meno colesterolo. Queste sono tutte cose che non corrispondono a realtà, che non ci sono evidenze scientifiche. Non posso dire fesserie perché è una parola brutta, però effettivamente non è. Mentre il colore del tuorlo, noi come consumatori abbiamo innata, no? La sensazione che se il colore del tuorlo è più rosso l'uovo è più sano, e in effetti originariamente era così. Però bisogna fare un distinguo molto importante. Esistono diversi tipi di allevamenti di uova, no? Abbiamo le galline in batteria, poi abbiamo le galline a terra, poi all'aperto e poi biologiche. Questo è il gradiente
quelle in batteria chiaramente in gabbia sono le peggiori trattate, quelle a terra che fanno vedere le fotografie a terra sembra chissà che cosa, ma a terra dentro i capannoni, sull'asfalto o sul cemento, a terra non vuol dire che vivano bene, all'aperto cominciano a vivere bene, quindi attenzione quando leggete a terra, all'aperto, perché a terra sembra chissà cosa. E, all'aperto e poi le biologiche. Le ultime due casistiche, l'animale è libero di andare a cercare nutrimento nell'aia o nei spazi che ha a disposizione, mangia insetti, piantine, eccetera. Il colore del tuorlo, specialmente nel periodo estivo piuttosto che quello invernale, dipende dai carotenoidi, le sostanze naturali che trova nell'alimentazione più libera che fa e più naturale. Di conseguenza, un animale biologico che mangia liberamente durante il periodo estivo ha un colore del tuorlo più scuro, più rosso, perché mangia più roba da fuori, c'è molta disponibilità. E in quel momento l'uovo sta dando il massimo, perché sta mangiando al meglio. Quindi è vero che se è rosso è meglio. Chiaramente d'inverno questo colore tende a diventare più tenue perché deve mangiare le granaglie che gli vengono date, perché fuori non trova più un granché. Ma l'industria sa questa cosa e di conseguenza che succede? Quelli che fanno gli allevamenti in batteria o a terra, cioè dentro i capannoni, danno degli alimenti ricchi di carotenoidi ai loro animali, arrivando a dei rossi talmente intensi che non sono più neanche naturali. Quindi a questo punto, per capire se il rosso del tuorlo è sintomo di qualità, bisogna dividere quelli in batteria e quelli a terra, rosso non rosso, no. Non è sintomo di qualità. Quelli invece allevati all'aperto o in biologico, in quel caso sì, è tanta roba, me ne rendo conto, quindi mangiateli e non è banale. Parlando di verdure, tu inserisci queste false convinzioni, parliamo degli spinaci, che ci hanno sempre detto che noi diciamo prendiamo tanto ferro dagli spinaci, che gli spinaci sono fonte di ferro, invece non è vero, ce lo spieghi il motivo? Allora, forse gli spinaci sono stati uno dei motivi scatenati per cui ho cominciato a fare comunicazione, perché vidi un video dove effettivamente una persona con il camice, quindi sai quando ti vedi con il camice, cavolo, quelli sono persone che ne sanno, e aveva detto se avete carenze, in quel caso veramente disse se avete carenze di calcio mangiate spinaci. E mi si drizzarono tutti i capelli. Allora, negli spinaci c'è un falso storico, c'è un errore storico che è stato riportato per tanto tempo, per cui sembrava che gli spinaci avessero una grande quantità di ferro, però facendo le prime schede nutrizionali mi si erano per sbaglio uno zero in più. Quindi è sempre stato rappresentato il ferro degli spinaci 10 volte superiore a quello che effettivamente ha. Però essendo una foglia verde, comunque ha una buona quantità di ferro, ha una buona quantità di calcio. Il problema è che ha anche una buona quantità di acido ossalico, che è una sostanza antinutrizionale che ha la grande capacità, bastarda, di legarsi al calcio e al ferro e non rendercelo disponibile. Questa è una sostanza antinutrizionale perché ha questa capacità. Blocca il calcio, blocca il ferro, precipita e noi, è come se il ferro e il calcio non ci fosse. Addirittura, siccome l'acido ossalico prevale come quantità rispetto al calcio, consumare gli spinaci sono considerati alimenti decalcificanti. Se mangiate spinaci in quantità e avete problemi di calcio, vi porta via altro calcio, perché l'acido ossalico che non si è legato a calcio e ferro chiede altro calcio, e quando si trova nel nostro metabolismo noi prendiamo il calcio dalle ossa e lo attacchiamo all'acido ossalico. Ok? Quindi se avete problemi di osteoporosi, avete una frattura in corso o problemi anche di calcoli di questo genere, perché i calcoli sono tre tipi, uno è questo, allora mangiare spinaci non è un granché. Nonostante sia molto diffuso dai chef consumare gli spinaci cuocendoli in padelle direttamente o in pochissima acqua, è sbagliato, perché nel caso di spinaci è bene usare grandi quantità di acqua nella speranza che l'acido ossalico si disperda nell'acqua e poi la separate, la buttate via, non la usate mai per fare le minestre e potete mangiare spinaci con un po' più di tranquillità. Ora, se mangiate un po' di spinaci insieme a tanti altri alimenti, questa loro presenza di acido ossalico viene tamponata dal resto dell'alimentazione. Se però siete appassionati di spinaci e mangiate grandi quantità e avete carenze, a quel punto comincia a essere un problema, a mio avviso. Quindi quando ho sentito quella persona dire con superficialità se avete
carenza di calcio, mangiate gli spinaci, mi si sono drizzati i capelli. Che cosa vuoi che ti dica? È stato proprio un motivo scatenante. Parliamo di un elemento molto importante, l'olio. Qual è l'olio più giusto per friggere? Ah, per friggere? Ok. Allora, nell'olio noi dobbiamo cercare di considerare almeno tre fattori fondamentali. Uno è veramente importante per fare una buona frittura. La frittura è la cottura più stressante in assoluto che ci sia, perché arriva ad altissime temperature e l'olio deve riuscire a gestire queste alte temperature. Mediamente la temperatura di cottura è sui 180 gradi. C'è un momento in cui la molecola dell'olio si spezza, si chiama punto di fumo. Quando si spezza produce dei radicali che non sono buoni per la nostra salute. Quindi il punto di fumo, che è il momento in cui la temperatura in cui si spezzano queste molecole, se è superiore ai 180 gradi l'olio non si spezza, cioè la molecola non si spezza. Se è inferiore fa fumo, quando fa fumo si sta spezzando, è il punto di fumo. Gli oli migliori sono quelli che hanno un punto di fumo superiore ai 200 gradi, 220, 230, 240. I peggiori sono quelli che hanno temperature e punti di fumo sotto i 180, quello come le porte di frittura si spezza tutto. Poi ci sono altre due caratteristiche da tener conto: la capacità di aumentare il nostro colesterolo negativo e poi la resistenza nel lungo periodo allo stress termico. Quella è un'altra caratteristica importante. Ma voi come fate a decidere quali di questi grassi sono i migliori? Ora c'è da dire che tutti i grassi solidi, specialmente di origine animale, come lo strutto, che vengono usati anche per friggere, no? Anche il burro, hanno, il burro un po' meno, il burro bisogna scegliere sempre comunque quello chiarificato, cioè quello che non ha acqua, perché la presenza di acqua abbassa il suo punto di fumo. Ma lo strutto per esempio ha un punto di fumo molto elevato, però ha il difetto, e resiste molto a lungo, però ha il difetto di dare il colesterolo cattivo in grande quantità, di conseguenza non è il preferibile. Il migliore degli oli è l'olio di arachidi, che ha tutte e tre le caratteristiche mediamente alte, l'olio di girasole alto oleico e l'olio di oliva, ma attenzione, non l'extravergine di oliva, se ne fa un gran parlare con tanta confusione. Il problema è banalmente semplice: l'olio extravergine oliva ha un'acidità massima dello 0,8%, ok? Ma il punto di fumo di un extravergine oliva, se ha lo 0,8% di acidità, è anche inferiore ai 160 gradi. Se la sua acidità arriva allo 0,2-0,3%, allora arriva a punti di fumo fino a 220-240, ma voi non lo sapete che acidità ha, non potete scegliere, di conseguenza l'extravergine oliva, quello che comprate al supermercato sta sempre lì lì con lo 0,8, non pensate, quello di altissima qualità lo dovete cercare su Mangia Locale dalle aziende agricole, però proprio non potete saperlo a priori, di conseguenza A, costa un botto, voglio dire, qua c'è con l'extravergine, B, non siamo sicuri che abbia il punto di fumo giusto, meglio l'olio di oliva. Che differenza c'è fra l'extravergine di oliva e l'olio oliva? La differenza è enorme. L'extravergine è fatto per estrazione meccanica e basta, a freddo dalla pressa viene estratto meccanicamente. L'olio oliva invece è l'olio difettoso, che non è extravergine, troppo acido, mandato all'industria e supera 5 processi industriali di deacidificazione, deodorizzazione, decolorazione, cioè viene proprio ripulito, ne esce fuori un grasso liquido inerte che non sa né di me né di te, non c'ha profumo, non c'è niente, ci aggiungono poche gocce di extravergine oliva, ecco l'olio oliva, ok? Quindi a crudo non lo mangerei mai, però per friggere, siccome ha l'acidità minima possibile, è il migliore. Quindi questi sono quello d'arachidi, alto oleico del girasole, alto oleico però, e poi l'olio di oliva. A mio avviso sono i migliori. Okay. Grazie. Però è tutto meglio di... Ma guarda, ma veramente si potrebbe fare domande all'infinito, perché è tanta roba. Parliamo di conserve, ecco. Non avere la consapevolezza giusta nel fare una conserva in casa, dove ci porta? Oggi ho fatto un video, forse qualcuno di voi già l'ha visto, sulla marmellata,
E state attenti, dico, perché i tre amici per fare le conserve sono lo zucchero, il sale e l'acidità. E lo zucchero è il nemico pubblico numero uno. Ah no, io una marmellata con lo zucchero, io metto pochissimo. Ma se metti poco zucchero non è sicura, perché lo zucchero impedisce lo sviluppo. Se c'è la giusta quantità di zucchero, impediamo lo sviluppo di batteri pericolosi come il botulino, pericolosissimi. Botulino fa la tossina botulinica, che è la più pericolosa al mondo. Non è pericoloso quando ce lo iniettiamo, il botox, per fare le labbra belle e spesse, ma un grammo 80 milioni di morti. È la più pericolosa tossina che c'è. 20-25 casi all'anno di intossicazione, fortunatamente siamo bravi, però è pericolosissimo. Poco zucchero, poi non ho mai capito questa cosa, perché se io prendo la marmellata fatta con un chilo di frutta e un chilo di zucchero, in realtà lo faccio bollire poco e diventa una buona marmellata. Se metto più zucchero cristallizza, non va bene. Se ne metto molto di meno, non ho la sicurezza di controllare il botulino. Ma se prendo la frutta e ci metto pochissimo zucchero, per farla diventare densa, a meno che non uso questi sistemi con la pettina industriale, per carità, per farla diventare densa la devo far bollire tantissimo. Se la faccio bollire tantissimo e tolgo l'acqua, lo zucchero che sta nella frutta è talmente tanto residuo che la percentuale è la stessa. Cioè, cerchiamo di capirci, metto tanto zucchero, faccio bollire poco, rimane l'acqua. Non metto lo zucchero, faccio bollire tanto, l'acqua va via e la quantità di zucchero è la stessa. Quindi in realtà non stiamo facendo niente di particolarmente più efficace per la nostra salute, no? Però per la sicurezza alimentare sì. Allora se non metto abbastanza zucchero devo stare attento che il pH stia sotto a una soglia che è il 4.6 di pH. Come lo controllo? Oggi ho fatto vedere, basta avere una cartina tornasole, costa niente, si trova 250 cartine, 3 euro costa. Faccio un controllino, vedo quanto sta il pH, se è abbastanza basso, anche non c'è abbastanza zucchero, so che non mi parte il botulino. Perché quando voi fate bollire il barattolo, pensate di sterilizzarlo, ma non lo state sterilizzando, lo state pastorizzando. Qual è la differenza? La differenza è che le cellule batteriche interne vengono uccise, tutte quelle vegetative, ma quelle in forma di spore no. Quelle hanno bisogno di 121 gradi per morire, ma a casa non li raggiungerete mai i 121 gradi. Arriverete su una pentola a pressione forse a 110. Quindi quelle non muoiono. Poi si aprono, si riproducono, ma se stanno in un ambiente acido con pH sotto il 4.6 non ce la fanno a lavorare, quindi non si sviluppano. Di conseguenza, saputo questo, di solito la frutta riesce sempre a dare quel tipo di acidità, ma se non voglio dargli lo zucchero necessario, metto il succo di un limone ogni 2 o 3 kg di frutta e ho risolto lo stesso il problema, ho abbassato il pH e non mi riparte più. Quindi basta saperlo, metto un po' di limone, succo di limone e sto tranquillo, perché se no è un problemone. Se avete un barattolo che potrebbe avere, non funziona più il tappo, sapete che va in depressione il tappo, quindi voi premete il tappo e vi rendete conto che non è più in depressione, vuol dire che è partita una fermentazione interna. Che faccio, lo butto? In linea massima direi di sì. Non lo volete buttare? Mettetelo di nuovo a bollire. Il botulino e la tossina del botulino a 80 gradi vengono distrutti. Di conseguenza risanate il prodotto e lo riportate in depressione. Quindi si può fare anche questo, ve lo dico, però se lo buttate è ancora meglio. Io amo tanto i succhi di frutta, ecco, ci spieghi la differenza tra succhi di frutta, nettare di frutta e poi la famosa dicitura senza zuccheri aggiunti, che a me personalmente mette un po' di confusione. Oh, ma tutte domande, brava, questa me la porto dietro dappertutto. Vi faccio una domanda, vediamo, adesso mi dovete rispondere. Se io vi dico, compriamo un succo di frutta o compriamo un nettare di frutta senza zuccheri aggiunti, che cosa preferite? Nettare di zucchero, cioè nettare di frutta, nettare, bellissimo. Potrebbe essere scritto succo e polpa di frutta, che okay? Questo è solo succo di frutta, questo è succo e polpa di frutta, senza zuccheri aggiunti, perché noi siamo appassionati di questo senza, oppure di questo con. Cioè, se è un prodotto normale non ci piace più, o gli levi qualcosa o gli metti qualcosa, allora mi hai fatto contento, benissimo. Ma andiamo a vedere attentamente quello che abbiamo davanti. La normativa ci spiega che il succo di frutta è 100% frutta,
Vietato aggiungere acqua, vietato aggiungere zucchero. Il nettare di frutta è dal 25 al 99% di frutta, normalmente il 50%, spesso un po' di meno. Vuol dire che lì c'è il 50% di frutta e il resto è acqua e zucchero. Perché metto lo zucchero? Perché se metto l'acqua sulla frutta diventa sciapa e quindi ci devo mettere lo zucchero. A questo punto, qual è meglio dei due? È il succo di frutta. Ma basta sapere come è fatto un prodotto che finalmente riusciamo a capire il significato dell'etichetta che leggiamo. Succo e polpa di frutta e nettare è la stessa cosa, però guarda caso l'hanno chiamato succo e polpa, qua solo succo di frutta, ma è un sistema per farci comprare quello che dicono loro. E il senza zucchero aggiunto non posso scriverlo sul succo di frutta, è vietato, ma semplicemente perché è vietato aggiungere zuccheri, quindi non posso dare una comunicazione fuorviante dicendo che non ho messo zucchero, perché è vietato mettercelo. Ma tu che ne sai? Tu compratore, che c'è una normativa dietro che lo vieta. Io di qua c'ho scritto senza zucchero aggiunto, di qua no, questo mi piace di più. Questo a livello di marketing è di una potenza straordinaria, perché noi, se non siamo a conoscenza di questi retroscena, che io naturalmente sul libro scrivo, quando entrate in un supermercato e venite bombardati dalla comunicazione studiata da persone eccellenti, con belle teste, voi siete sguarniti di difesa, voi venite bombardati e non avete nessuna difesa, quindi comprate quello che dicono loro. Ci saremmo cascati tutti, a me non mi hanno fregato solo perché avevo letto il giorno prima, ma ci caschi, è facile cascarci. Da un punto di vista economico, ve la giro in un altro modo, se io compro un litro di succo di frutta e un litro di nettare di frutta costano la stessa cifra, andatelo a vedere perché è appassionante, stesso prezzo, 1,80 euro e 1,75 euro. Cavolo, ma io se prendo un litro di frutta ci metto un altro litro d'acqua e un po' di zucchero, ho fatto 2 litri di questo. In realtà a me la frutta, il succo di frutta mi costa la metà, perché di qua la metà è acqua, capite il significato? Ti stanno facendo pagare l'acqua come se fosse frutta. Allora non è vero che è lo stesso prezzo. Io prendo il prodotto di più alta qualità e mi costa meno. È un paradosso straordinario. Però è questa la verità. Quindi comprare la qualità migliore non sempre vuol dire spendere di più. A volte noi spendiamo meno. Carina questa cosa? Eh sì. Posso fare una domanda io? No, da siciliano la faccio. Nel contesto del tuo libro, arrivato a un certo punto, parli e scrivi che le olive nere sono quasi sempre false, e la cosa mi ha colpito. Bene, non esistono olive verdi e non esistono olive nere, tutte le olive prima sono verdi e poi diventano nere, e questo lo sapete tutti. In realtà io lo dico perché tante persone mi rispondono: ma che dici Paci, non può essere. Però c'è anche chi non sa come funziona una pianta d'olivo, noi ci viviamo in mezzo, ma c'è gente che vive, nasce e cresce dentro le città e non le sa queste cose. Quando noi prendiamo un'oliva nera, dove so è perfettamente nera, la apri dentro, è perfettamente nera anche la polpa, completamente, senza una sbavatura, nere perfette, come il vestito che porti a Capodanno, quella è un'oliva per forza dipinta di nero. Si usano dei sali ferrosi che servono per trasformare l'oliva da qualsiasi colore sia a nero. Perché? Perché la lavorazione delle olive viene fatta preferibilmente con le olive verdi. Voi sapete un'oliva nera, perché tanto avete esperienza, quello che è un frutto che ha perso di struttura, è un frutto che si sfalda. Pensate di raccogliere un'oliva nera, denocciolarla, per esempio, quello che può succedere, si spappola. Tu la puoi denocciolare e lavorare solo se è verde, la trasporti, ha una resistenza tecnologica al trasporto, alla lavorazione. Quando ho finito di lavorarla, l'ho addolcita, l'ho messa in salamoia eccetera, si macchia. Un'oliva non è mai verde smeraldo e non è mai nera, è sempre macchiata e va da un colore verde sbiadito fino a seccangiante, fino al rosso, rosso scuro e viola, ma non sono mai omogenee, e questa cosa viene vista dal consumatore come una mancanza di qualità. Il consumatore vuole vedere verdi brillanti e nere, e allora le colorano, le raccolgono verdi, le lavorano,
diventano di un bruttissimo colore e poi te le trasformano, ma bruttissimo fino a un certo punto, perché quando le comprate veramente al naturale, fatte da un'azienda agricola, vedete il colore della vera oliva ed è quello. Quelle verdi brillanti lasciatele proprio stare, perché nella migliore delle ipotesi sono lavorate bene con dei coloranti, ma nella peggiore delle ipotesi usano, invece che clorofille, usano degli additivi tipo a base di rame tossici e vietati, che però le fanno venire, veramente viene voglia di farci un anello per quanto sono verdi smeraldo. Per quanto riguarda quelle nere, le colorano in modo che sono perfettamente omogenee. Il sapore in realtà non viene modificato dalla presenza di questi sali ferrosi, però si sente il ferroso, si sente quella sensazione di metallo in bocca quando mangi l'oliva nera trattata con i sali ferrosi, ma tu lo vedi dall'elenco degli additivi se è stata trattata, ma tu prima vedi quella nera e poi vai a vedere gli additivi, i sali ferrosi. Triste, eh? Triste, per uno che ne mangia tante da ragazzino. Sembrava la cosa più sana che ci fosse l'oliva. No. C'è qualche domanda da parte del pubblico intanto? Sciarra, prego. Buonasera, innanzitutto grazie mille, io la seguo sui social, mi è sempre piaciuto molto quello che lei dice ed insegna, però stasera ho alcune domande. Vorrei cominciare dal latte. Innanzitutto condivido quello che lei dice a proposito del mangiare naturale o del prodotto naturale, non siamo d'accordo su quello, però il discorso del latte mi sembra diverso, nel senso che io sapevo che in realtà Homo sapiens ha perso, o comunque perde, come molti mammiferi, la capacità di digerire il lattosio quando cresce, quando diventa adulto, perché perde la capacità di produrre gli enzimi che lo digeriscono. Che poi c'è stata una mutazione in preistoria per cui alcuni gruppi di umani hanno acquisito la capacità di continuare a produrre questi enzimi digestivi del lattosio anche in età adulta, e per questo hanno guadagnato la possibilità di bere latte e mangiare latticini, ma rimangono tutt'oggi molte persone che sono intolleranti al lattosio, cioè che non hanno la capacità di digerirlo o di digerirlo completamente. Questa io credevo fosse la ragione per cui alcuni sostengono che non sia naturale bere il latte, non perché il latte non sia un alimento naturale. Mi toglie questo dubbio. Io ci provo, però ripeto, sono un agronomo, non sono un medico, di conseguenza quello che dirò deve essere preso con le pinze. È chiaro che il lattosio è uno zucchero che o riusciamo a digerire, e questo viene fatto a carico di un enzima che si chiama lattasi, che noi potremmo avere, non avere o non avere a sufficienza. Di conseguenza, quando io ingerisco un prodotto con il lattosio, se ho la lattasi, trasformo il lattosio in glucosio e galattosio, in due monomeri semplici che invece quelli mi stanno benissimo, li digerisco benissimo. Se non riesco, se il lattosio che arriva è superiore alla quantità che posso digerire con la mia lattasi, quello che rimane mi crea problemi, perché scorre nel mio intestino, arriva nella parte finale, viene fermentato, consumato dai microrganismi che sono laggiù, fermentato, e crea gonfiori e fastidi, meteorismo e quant'altro. E quello è il difetto. Ma lo stesso problema che mi dà quando io mangio i legumi e non sono abituato a mangiarli, perché i legumi lo stesso hanno dei oligosaccaridi che sono presenti prevalentemente sotto le bucce, che mi arrivano giù e mi danno gonfiore. E tanti altri alimenti noi digeriamo bene o male a seconda di quanti enzimi abbiamo. Il nostro corpo è studiato per gestire in modo economico quello che deve fare. Se un prodotto non lo vede mai, smette di produrre gli enzimi per digerirlo. Ecco che se mangio legumi tutti i giorni, io non ho più problemi di gonfiore, perché mi adeguo e creo quello che mi serve. Chi poi ha una patologia, no patologia, diciamo una incapacità di produrre la lattasi, nel caso del lattosio, allora proprio non sarà mai in grado di gestire questo zucchero. Allora in quel caso si usa
prendere il latte delattosato. Che vuol dire? Mettono la lattasi direttamente dentro al latte e trasformano il lattosio nei zuccheri suoi semplici. Fateci caso, è molto più dolce perché il lattosio è meno dolce dei suoi componenti. Però dire che questa cosa geneticamente ci impedisca di andare in una direzione o nell'altra, considerato che la popolazione umana è tanto difforme, chi digerisce benissimo il lattosio e chi no, io non posso dare una risposta, però vedo che la risposta chimica e biologica della digestione è questa. Io lo digerisco benissimo, mi piace da morire, lei evidentemente un po' meno, quindi mi dispiace. C'è da dire che il mondo dell'alimentazione passa attraverso due fasi, c'è il pericolo dell'allergia, e quindi sono gli allergeni, e poi c'è il problema dell'intolleranza, sono due cose completamente diverse. L'allergia è una roba che viene innescata, è una risposta immunitaria che viene innescata anche con una piccolissima quota di quel prodotto, quindi se io sono celiaco, arriva il glutine, anche niente, c'ho la risposta immediata e immunitaria. Invece l'intolleranza è la incapacità, come dicevamo adesso, di digerire un alimento. Più ne metto dentro, maggiore il risultato negativo, che non è una risposta allergica. Ora, la risposta allergica negativa al glutine o ad altri alimenti è in realtà il fallimento e un errore del nostro sistema immunitario, perché non esiste al mondo che il sistema immunitario debba riconoscere come nemico un alimento. Se questo succede è perché il nostro sistema immunitario, che deve lavorare in un modo complessissimo, in quel caso è diventato super efficiente, super efficace verso qualcosa che in realtà non è un problema, e questo è riconosciuto come un errore. Ma al di là del fatto che è riconosciuto come tale, però è così che reagisce il nostro corpo e ci stanno studiando. Io adesso spero che troveranno qualche soluzione, però io la vedo così, quindi spero aver risposto bene. Sì, le banane, le banane che devono stare staccate dall'altra frutta. Sì, c'è un'altra domanda, alla tua te la rispondo dopo, Mimmo, va bene? Ciao Mimmo. Grazie, buonasera. Buonasera. A proposito della lattasi, però, la medicina e la scienza vanno verso la direzione che già nei primi anni di vita si perda. Quindi fondamentalmente chi al 90% delle persone che fanno il test di intolleranza risulta positivo. Chi non ha sintomi è perché evidentemente ha questo vantaggio, però in realtà la lattasi. Io invece penso che nel latte ci sia anche il problema della caseina, che credo anche lei abbia sentito, che insomma ultimamente si va nella direzione del fatto che sia altamente fastidiosa, diventa quasi un collante a livello intestinale del colon, per cui potrebbe essere la cosa invece più dannosa rispetto alla lattasi. Io invece le chiedo un'altra cosa: cosa ne pensa dell'olio di palma? Lei sa che è stato demonizzato per anni, viene considerato un olio a basso costo, un olio che non ha neanche bisogno di essere idrogenato perché già è allo stato solido, e quindi per fare i biscotti altamente vantaggioso, non altera il gusto, però in realtà a livello cardiologico sembra che possa creare parecchi danni proprio perché è ricco di acidi grassi saturi. Ecco, volevo sapere un pochino il suo parere, perché io ritengo che nei biscotti fondamentalmente l'utilizzo migliore sia quello dell'olio di girasole, addirittura molti dicevano anche l'olio di oliva, che in realtà non viene utilizzato proprio per questa difficoltà della solidificazione, poi perché ha un alto costo, però in realtà sarebbe la strada giusta quella che infatti adesso tutti si stanno verso la quale si stanno portando, cioè quella dell'utilizzo dell'olio di girasole. Però ultimamente invece ho sentito che c'è stata una rivalutazione dell'olio di palma, quindi mi dica un po' la sua informazione, sicuramente più. Grazie. Allora, ma voi mi avete preso per un nutrizionista. Allora, faccio una battuta un attimo che ho fatto ad una persona che mi ha commentato e mi chiedeva di rispondere a qualcosa di simile. Dico, io come agronomo ho dovuto studiare come far mangiare un cavallo per correre, come far mangiare una vacca per fargli fare tanto latte, e quello che deve mangiare un maiale per ingrassare. Allora ho risposto dicendo: se ti interessa correre, fare latte o ingrassare, ti posso aiutare, altrimenti faccio fatica, però ti voglio rispondere. Ci possiamo dare del tuo? Sì. I grassi alimentari
La prima cosa che mi viene da sorridere è sul fatto che vi ha anche chiamato olio di girasole, olio di palma, quando, come dicevi, è sostanzialmente solido. E quando un grasso è solido, non è un olio. L'olio deve essere liquido a temperatura ambiente. Però poi ho scoperto che laddove lo fanno le temperature ambientali sono più alte e quindi lì è liquido e qui da noi no. E quindi siamo d'accordo tutti. Detto questo, gli acidi grassi che compongono un qualsiasi grasso, che sia l'olio extravergine d'oliva, l'olio di palma e quant'altro, sono miscele di acidi grassi. Non esiste un grasso solo saturo, un grasso solo polinsaturo, no? I grassi si distinguono fra saturi, monoinsaturi e polinsaturi. Naturalmente i saturi sono tutti, sono tutte e tre quote indispensabili per la nostra salute, noi le dobbiamo consumare tutte e tre, ma come ci spiega l'Organismo Mondiale della Sanità, la quota satura deve essere ridotta al minimo, perché è quella che quando eccede ci crea problemi cardiovascolari. Ora, come facciamo a riconoscere un grasso più ricco di polinsaturi rispetto a uno saturi, visto che noi non siamo chimici, non abbiamo un laboratorio chimico a casa? C'è un sistema semplicissimo. Se la quota dei saturi è molto alta, tende ad essere solido a temperatura ambiente. Quindi è sempre preferibile consumare grassi liquidi a temperatura ambiente, perché sono più ricchi della parte polinsatura e più poveri di quella satura. E questa è la linea di confine. Se consumiamo sempre grassi liquidi a temperatura ambiente, stiamo sinceramente scegliendo quello che ci consigliano, non io, perché, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi l'olio di palma effettivamente ha la grande capacità di aiutarci a fare per esempio i frullini, dove la struttura del grasso è importante. Questo problema dei polinsaturi, dei grassi parzialmente idrogenati, che è uscito fuori con la famosa margarina, cioè il tentativo di sostituire i grassi animali solidi, e in particolare il burro oltre a strutto e altri grassi, con un grasso vegetale solido che non ce l'avevamo, fu proposto dall'industria facendo una parziale idrogenazione di questi. Ora, il problema della parziale idrogenazione ha prodotto quelli che noi abbiamo in natura tutti grassi cis, adesso è difficile spiegare chimicamente la differenza, però i trans sono sostanzialmente dei grassi parzialmente idrogenati che hanno una forma che in natura non c'è. C'è raramente nel latte e nei formaggi, piccolissima quota, però normalmente non c'è. E abbiamo scoperto, purtroppo, dopo aver mangiato tante di queste margherine, che facevano veramente male, ma veramente male. Quindi vietati, in assoluto, non si possono più consumare. La margherina è diventata il tabù. Oggi la margherina viene fatta e continuano a farla, non la chiamano così, però la fanno non parzialmente idrogenando, ma totalmente idrogenando. Il problema dei trans è scomparso. E la logica è che utilizzare il grasso solido è fondamentale per fare un frullino di qualità, e così io direi a sto punto usiamo il burro, mannaggia la miseria, e viene la roba buonissima. A me il burro piace da morire, so che ci morirò, però mi piace da morire. Se proprio devo fare questo sforzo, non vado a cercare l'olio di palma, vado a cercare il burro. E allora nei burri dopo scegliamo quelle qualità. Ho fatto anche un capitolo sul burro, se vi interessa. Quale burro è veramente di qualità e quale scegliere? La banana? Dove la mettiamo la banana? Lo sai che se tu mangi una banana vicino a un alveare rischi che ti attacchino le api? Perché la banana ha, fra le sostanze aromatiche... Vicino alla frutta. Cioè, sì, adesso te lo dico. Se, negli aromi della banana... Infatti diventa nera. Sì. Come le olive. Tu lo vuoi proprio sapere, eh? Va bene. Sapete che i frutti si distinguono in due grandi gruppi, climaterici e non climaterici. Sapete la differenza? Ve la dico io, la parola è bruttissima. Climaterico vuol dire che quando stacco il frutto, quello continua a maturare. Banana, mela, pera, sta lì, matura con il tempo. E la molecola che stimola la maturazione si chiama etilene, che è un ormone vegetale. Si è scoperto che questo etilene permetteva l'accelerazione della maturazione di questi frutti climaterici, come c'era questa via accanto a un frutteto con i lampioni ad acetilene. L'acetilene produceva etilene e vedevano che le piante da frutto vicino ai lampioni maturavano più in fretta di quelle lontane dai lampioni. Dice, ma allora sti lampioni fanno una roba che accelera, e poi scoprono che è la stessa molecola prodotta dalla frutta che si chiama etilene. E invece i frutti aclimaterici
quelli non maturano più dopo che l'avete raccolti. Le fragole, ciliegie, more, lamponi, arance, limoni, tutti gli agrumi. Voi pensate che continuino a maturare dopo la raccolta? Perché il colore della buccia passa da verde all'arancione, quindi pensate che ci sia una maturazione. Ma non è così. Gli zuccheri che hanno quando l'avete raccolti sono tutti i zuccheri che possono avere. Possono solo perderli. Si asciuga dentro, si stacca dalla buccia, si crea lo spazio. Alla fine mangiate la mummia dell'arancio che avete raccolto, ma garantito che non migliorerà mai lo zucchero. E adesso vi stupisco di un'altra cosa. L'ananas. Lo prendete verde, aspettate che diventi giallo o arancione prima di mangiarlo, sbagliando, perché i zuccheri che ha dalla raccolta in poi non aumentano. Quindi è più buono verde appena comprato piuttosto che arancione e rosso quando pensate che si sia maturato. È assurdo, perché anche in quel caso cambia solo il colore della buccia, ma dentro ve lo fregate. Tutti i frutti aclimaterici non vengono influenzati nella loro maturazione dalla presenza di una banana o di una mela. Tutti gli altri frutti invece, se ci mettete una mela vicina, tendono ad accelerare nella loro maturazione. Quindi se io ho un casco di banane e una mela baccata ancora peggio, prendo le due banane che voglio mangiare la sera, le metto vicino alla mela e quelle matureranno molto, ma molto più in fretta. Non ce le mettere tutte perché sennò devi fare la magnata di banana che non finisce più. E la stessa cosa fa la banana. Però vi dico una cosa strana. L'etilene della mela, se gli metti vicino delle carote, le carote diventano amare, perché le reazioni che produce l'etilene sono diverse, perché è una reazione alla maturazione ma è una reazione anche all'attacco. La carota capisce che la pianta è attaccata e quindi diventa amara perché vuole essere non mangiata. Ma voi sapete, questi meccanismi ce ne sono tanti, eh? L'aglio, la cipolla non hanno le sostanze odorose che noi conosciamo molto bene mai, fino a che non vengono morse, perché la licina, che è quella sostanza dell'aglio che è urticante, viene prodotta nel momento in cui il suo precursore trova il suo enzima, che stanno in due parti diverse della cellula. Quando tu spezzi la cellula, la rompi, si uniscono e producono una sostanza odorosa che è l'aglio. Oppure la cipolla produce quella sostanza lacrimogena, uguale, finché tu, tant'è vero che se io l'enzima non glielo faccio trovare mai, la sostanza lacrimogena non me la produce. Quindi se io cuocio la cipolla e poi la taglio, non mi crea più nessun problema, perché l'enzima con la cottura viene denaturato e quindi non si produce più il lacrimogeno. Capite? Quindi la puzza dell'aglio e il lacrimogeno, quello che fa pizzicare della cipolla, non esistono finché voi non la tagliate. Esistono subito dopo, è istantanea la formazione. Carina sta cosa, tutti i sistemi di sicurezza. Capito. Qualche altra domanda? Sì. Sì, no. Ha detto no. Sì, no. Posso? Bene, eccola. Non serve, eccola. Aspetta, aspetta che arriva Sharra. Architetto. Non serve. Tanto ci sentiamo. No, dai. Brava. Buonasera. Sono rimasta incuriosita nel momento in cui ha parlato di marmellate. E diceva che la pectina, ho visto la smorfia, è una cosa orribile. E quindi io pensavo che fosse un prodotto utile, perché riduce notevolmente i tempi di cottura, quindi invece di avere 3 ore di bollitura e quindi ridurre, diciamo, a zero i nutrienti della frutta, si riduce a pochi minuti. E pensavo che fosse un prodotto naturale, derivato giustamente dall'essiccazione nei principi nutritivi della mela o altro. Quindi ecco, per marmellate dove non va aggiunta la mela, pensavo che fosse un prodotto salutare. Ed è giustissimo. Invece è la sua smorfia mi ha preoccupata. No, la mia smorfia si basa sul fatto che effettivamente esistono questi prodotti che si vendono. E la pectina è sicuramente una sostanza naturale che troviamo naturalmente in tutta la frutta, moltissimo sulle mele e sulle arance, per cui possiamo decidere di aggiungere pectina aggiungendo la mela, preferibilmente con la buccia, perché la pectina si trova prevalentemente vicino alla buccia, e meglio per le mele verdi, quindi non mature, c'è ancora più pectina, perché la pectina durante la maturazione del frutto
viene di fatto sostituita, è un polisaccaride per cui viene utilizzata anche quella durante la maturazione, e, però è chiaro che diventa un po' più complicato usare la mela piuttosto che utilizzare la mela cotogna, per esempio ce n'ha tantissima, con la mela cotogna ci fate 4 giare di marmellata, viene bella tosta. E è più facile usare questi prodotti industriali dove vi dicono di usare poco zucchero, di solito per chilo di frutta 250 o 350 grammi di zucchero, però voi se andate a leggere poi nell'etichetta trovate anche la presenza di acido citrico, quindi che cosa vi fanno? Vi sostituiscono quello che io prima dicevo, il succo di limone, con l'acido citrico, abbassano il pH per garantire la sicurezza perché state usando poco zucchero. Ecco, tutta questa cosa funziona, va benissimo. Però è importante che sappiamo quello che sta succedendo, in modo che quando facciamo la marmellata in casa non cadiamo nell'errore di imparare ad usare 250 o 350 grammi di zucchero per chilo di frutta pensando che sia giusto, perché non ci dicono che lì dentro c'è quello che serve per garantire l'abbassamento dell'acidità. Allora ti devono insegnare questo, è molto importante, perché qui stiamo parlando di fare una conserva. La conserva vuol dire fare in modo che un prodotto duri nel tempo senza che si alteri, adulteri o si inquini a carico dello sviluppo di una carica batterica negativa. Quindi o sappiamo come funziona oppure rischiamo di fare dei strafalcioni veramente seri, poi facciamo mangiare i nostri figli e quelli stanno male. Ecco, per quello io non amo questi prodotti semplici, che queste scorciatoie, semplicemente perché vengono poco capiti. Però se uno li conosce bene... non la questione. Grazie. Bene, penso che possiamo chiudere, se non ci sono altre domande. Non ci sono, è freddo, lo sentite il freddo? Però adesso appena uscite da qui cominciate a sentire il caldo, perché il freddo si sente qui. Poi vi dovete spogliare perché comincia ad essere caldo, ci rimandiamo del caldo. La voce non c'è più. Bene, ringrazio Daniele Paci per essere stato qui con noi, grazie, complimenti. Grazie. Ringrazio Sabrina Galli, ma ringrazio tutti voi, e per chi vuole aggiungere e professionarsi con il libro sta laggiù in fondo, e poi Daniele la penna gliela do io. Gliela presto. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, è stato un piacere.